Benvenuti o bentornati nel mio canale. In appena 39 anni, l'affascinante figlia di Papa Alessandro VI ha collezionato tre matrimoni, dato alla luce 8 bambini più uno controverso, ma soprattutto ha assunto fama da femme fatale e spietata cospiratrice. Durante la sua breve vita fu accusata di numerosi crimini, tra cui l'uso di un veleno micidiale chiamato Cantarella, con il quale lei e la famiglia Borgia avrebbero eliminato i propri nemici, versandolo nelle bevande o sul cibo. Questo è ciò che si conosce di lei, ma era realmente così, Lucrezia? Il pittore in questo quadro immagina la famiglia Borgia a tavola. Cesare sta versando del veleno nel bicchiere del suo ospite con la complicità del padre e della sorella Lucrezia, che impassibile osserva la scena. Tra le grandi famiglie della storia, quella dei Borgia è da sempre una delle più discusse. Una famiglia che incute timore e uccide senza pietà. Lucrezia usa il veleno, suo fratello Cesare preferisce la spada. Il capofamiglia, invece, si affida ai sicari. La loro storia, che racconta di congiure, di potere, omicidi politici, intrighi e dissolutezze di ogni tipo, ha contribuito a fare della famiglia un simbolo senza tempo di corruzione del potere e a formare intorno ai diversi personaggi un'autentica leggenda nera. Questo li ha resi celebri e continua tutt'oggi ad alimentare la loro fama grazie al cinema e alle serie televisive. Il personaggio di Lucrezia Borgia ha incarnato nell'immaginario collettivo, con il tempo, la discussa figura di femme fatale, di una donna piena di punti oscuri, quando in realtà fu molto spesso vittima delle dinamiche interne alla sua stessa famiglia. Lucrezia nacque a Subiaco il 18 aprile del 1480, dalla relazione illegittima tra il cardinale Rodrigo Borgia, arcivescovo di Valencia, che nel 1492 sarebbe stato eletto Papa della Chiesa Cattolica con il nome di Alessandro VI. È una cortigiana mantovana, Vannozza Cattanea, sua amante per ben 15 anni. A Roma venne affidata alle cure della madre e di una cugina paterna. L'alto lignaggio le garantiva la possibilità di ricevere un'istruzione completa e di venire educata alle lingue, alla poesia, alla retorica. Durante l'infanzia sviluppa un forte legame con i fratelli, nati sempre dalla relazione con la madre, ma tenuti segreti fino al 1492. A soli 11 anni, Lucrezia diviene parte della strategia del padre, che intende combinare il matrimonio della figlia, per ragioni di potere, con un esponente degli Sforza, il 26enne Giovanni, conte di Pesaro. I due giovani si sposano il 12 giugno del 1493, appena 10 giorni dopo essersi conosciuti. Nel 1494 accade un importante evento. Il re di Francia, Carlo VIII, invade la penisola. Inizieranno così le guerre d'Italia e le ingerenze delle potenze straniere. Alessandro VI formerà nel 1495 una lega antifrancese, ma il marito di Lucrezia, Giovanni Sforza, si dimostrerà tiepido e riluttante nell'aderire, risultando un cattivo affare per i Borgia, tanto che iniziarono a pensare ad un'altra buona alleanza politica e nel 1497 raggiunsero i loro obiettivi. Visto i rapporti tra gli Sforza e i Borgia ormai tesi, giocarono la carta della presunta impotenza di Giovanni Sforza, che a sua volta fece girare le voci di un presunto rapporto incestuoso tra Lucrezia e il padre. Le nozze vennero annullate il 18 novembre del 1497, ma nonostante Lucrezia tornò ad essere considerata illibata, la sua reputazione restò compromessa dallo scandalo della rivelazione dell'ex marito. Nel luglio del 1498, Lucrezia sposa Alfonso d'Aragona. Con questo matrimonio i Borgia intendono avvicinarsi politicamente al Regno di Napoli e agli aragonesi spagnoli. La vita di Lucrezia sembra scorrere finalmente serena, tanto che nell'ottobre del 1499 dà alla luce il suo primo figlio legittimo, Rodrigo. Ma la felicità durò un attimo. Alfonso d'Aragona, dopo aver subito un'aggressione per le vie di Roma, viene ucciso da un sicario di Cesare Borgia, il 18 agosto del 1500. Il 2 febbraio del 1502
Lucrezia, ragazza bionda, snella, dagli occhi color fiordaliso, i lineamenti aggraziati e dolci, piena di vita e di allegria, sposa Alfonso d'Este, figlio del duca di Ferrara. Gli ambasciatori del duca Alfonso, inviati a Roma nel 1501 per le trattative del suo terzo matrimonio, erano meravigliati dalla sua saggezza e dalla grande intelligenza. Un delegato del duca Ercole d'Este scriveva di lei: «Sembra che la duchessa sia molto prudente, è più abile a sbrigare gli affari correnti che a divertirsi. È una donna discreta e di buona indole. La bellezza è già di per sé soddisfacente, ma la piacevolezza delle maniere e il modo grazioso di porgersi l'aumentano e fanno che nulla di sinistro si debba o si possa sospettare di lei. Furono anni sereni per lei che, assieme al marito, contribuì a rendere Ferrara uno dei centri della cultura rinascimentale. A Ferrara introdusse la moda, la musica e le danze, che amava moltissimo, e la lirica iberica, di cui inviava versi al poeta Pietro Bembo perché questi li traducesse in italiano. Pietro aveva conosciuto Lucrezia nel 1502, poco dopo le sue nozze con il duca Alfonso d'Este, e se ne era invaghito immediatamente. Lei le regalò una ciocca di capelli. Oltre a Lucrezia, un'altra presenza femminile culturalmente impegnata nel patrocinio delle arti spicca, la cognata Isabella d'Este. Tra le due nasce un'accesa rivalità. Tra il 1505 e il 1519, Lucrezia dà alla luce ben 7 figli, non tutti però sopravvissuti ai primi anni di vita. Intreccia anche altri rapporti, uno presunto con il marito di sua cognata Isabella, Francesco II Gonzaga. Le fonti del tempo descrivono Lucrezia come una persona di indole solare e vivace, dal carattere dolce e socievole, animata dalla gioia di vivere. Un cronista ferrarese ricorda una giornata del 1505 in cui Lucrezia, con sua cugina e le altre damigiane di corte, portò in giro per la città, in carretta, gli ambasciatori veneziani, tra risate e divertimenti. Questo non le impedì di assumere responsabilità politiche, normalmente estranee alle donne del suo tempo. Sebbene fosse giovanissima al momento del suo arrivo a Ferrara, si era già dimostrata all'altezza di incarichi di eccezionale importanza. Lucrezia Borgia è tuttora l'unica donna della storia ad aver mai ricoperto la carica di governatrice di territori papali. Dopo la morte del padre Alessandro VI nel 1503, il nuovo pontefice Giulio II divenne un acerrimo rivale della famiglia, determinato ad arrestare la violenta ascesa politica del fratello di Lucrezia, Cesare. Lucrezia si impegnerà in prima persona per cercare di aiutare il fratello, ma senza successo. Nel 1507 riceverà la notizia della morte di Cesare in battaglia, rimanendone profondamente addolorata. La sua vita fu segnata da 16 o 17 gravidanze nell'arco dei 3 matrimoni. Solo 10 giunsero a termine, ma da una di queste la bimba nacque morta. Dei 9 figli sopravvissuti, soltanto 5 vissero oltre l'adolescenza. Tra di loro Ercole II, l'erede del ducato, nato nel 1508. In seguito alle molte gravidanze finite male e ai numerosi lutti, Lucrezia, che aveva sofferto anche l'assassinio del secondo marito Alfonso d'Aragona, l'unico veramente amato, nel 1512 ebbe una svolta spirituale, lasciò i ricchi abiti rinascimentali per indossare quelli dei frati francescani, seguendo le regole dell'ordine senza vivere in convento, e iniziò a svolgere diverse forme di penitenza. Nel 1516 vendette una catena d'oro per sovvenzionare il rifacimento degli argini di un fiume e poco tempo dopo impiegò una perla e un rubino per avviare un allevamento di bufale, della cui mozzarella era particolarmente golosa. Usava mettere una croce raffigurante da un lato la Passione e dall'altro il Santo Sepolcro al collo dei suoi bambini, nel tentativo disperato di proteggerli dalla malattia già avanzata o dalla morte imminente. Nel 1509 fondò con i propri mezzi San Bernardino, un convento di clarisse osservanti votate alla povertà assoluta, e colmò di attenzioni i monasteri femminili di molte altre città. Strinse rapporti di amicizia con numerose religiose che avevano manifestato segni di santità. Distribuì elemosine, donò formaggi e altri generi di prima necessità ai conventi ferraresi e offrì regali ai monaci, cercando di mettere in pratica i principi della fede cristiana in ogni circostanza della sua vita. Assai spesso osservava il digiuno, cosa di cui il marito la rimproverava. Il 24 giugno del 1519, con l'ultima gravidanza a seguito di complicazioni dopo il parto, a soli 39 anni, Lucrezia muore. Vuole essere sepolta con le vesti francescane. Venne seppellita nel monastero del Corpus Domini di Ferrara, fondato nel 1406. Il video finisce qui.
Se il mio video vi piacciono e volete supportare il mio canale, mettete un like e commentate. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi attivando la campanellina per non perdere nessuna nuova uscita. Vi ricordo che ho anche un secondo canale, semplicemente me, Just Me, The Dark Side. Troverete il link in info box, nelle info e alla fine di ogni video. E che se avete storie dark o personaggi che volete vedere sul mio canale, vi basta scriverlo tra i commenti nell'ultimo video presente sul canale o via mail a semplicementeme.jasmine@gmail.com o in direct su Instagram, stesso nome del canale. Grazie di cuore ai vecchi e ai nuovi iscritti. Un bacio e al prossimo video.